José Mourinho è il nuovo allenatore della Roma. Ragazzi, così è la notizia della giornata, no? Lo sappiamo tutti adesso, ci siamo rimasti male tutti appena l'abbiamo letto. Non potevamo crederci. E voglio sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti. Perché Mourinho era un nome che era circolato anche lato Juve. Davon mi diceva che era il suo nome scommessa. Nel video che abbiamo fatto uscire proprio oggi sul canale, lo trovate qui sopra nelle schede, la chiacchierata con me, Kinoshi e Beppe, ieri sera Kinoshi, mi diceva, sarebbe bello, interessante Mourinho sulla panchina della Juve. Mourinho da una parte, Conte dall'altra. Questa era la gufata che ha fatto Kinoshi poche ore prima dell'ufficialità di Mourinho alla Roma. Tanto vi invito ad andare a vedere quel video, un'oretta di chiacchierata, secondo me anche ben fatta, e vi invito a mettere mi piace a questo video perché sì, Mourinho alla Roma è la notizia ufficiale dal quale partiremo per fare un altro tipo di ragionamento, no? Cosa significa Mourinho ufficiale alla Roma? Tanto l'ufficialità di Mourinho alla Roma ci deve far capire in assoluto che Sarri non sarà l'allenatore della Roma e la Juventus sta pagando o ha pagato i 2,5 milioni per liberare Sarri, che ora è libero di andare dove gli pare, dato che fino a stamattina tutte le testate giornalistiche più importanti, anche giornalisti di assoluto rilievo, riportavano Sarri come probabilissimo nuovo allenatore della Roma. Questo ci fa ridere e anche capire un po' che il calciomercato è imprevedibile, veramente una roba che non puoi capire. Ma soprattutto vi invito a mettervi comodi, perché la chiave di lettura migliore in assoluto è la seguente. Da un momento all'altro la Juventus potrebbe annunciare il futuro dell'allenatore, Pirlo o chi per lui. Vi dico un'altra cosa, la Roma non ha scelto un momento a caso per annunciare Mourinho. La Roma ha aspettato di capire tutti i presupposti a livello degli obiettivi stagionali. La Roma non si gioca più niente, avrà la possibilità di recuperare una partita che si avvicina più al miracolo piuttosto che allo sport, quindi quel 6-2 a Manchester, e quindi dopo che si è capito che al 98-99% non andrà in finale di Europa League, e si è capito che meno male anche il discorso a livello di classifica è abbastanza compromesso dopo la sconfitta poi dell'altro giorno con la Sampdoria, la Roma decide di fare il passo in avanti e ufficializzare il tutto. In giornata l'addio di Fonseca e l'arrivo di José Mourinho. Quindi questo è la grande notizia rapportata verso la Juventus. Si attenderà di capire gli incastri e poi si arriverà a dare un'ufficialità, un po' come è accaduto con Sarri l'anno scorso. Non pensiate che Sarri sia stato esonerato per la sconfitta con Lione. La decisione di esonerare Sarri era già stata presa, probabilmente anche già stata comunicata a Sarri, o forse comunicata solo in un secondo momento, questo non ve lo so dire, ma internamente la Juve erano già consapevoli di salutare Sarri, stavano già iniziando a cercare di capire chi mettere sulla panchina della Juventus. Poi non sappiamo esattamente le tempistiche che hanno fatto arrivare al nome di Pirlo, ma la Juve per forza di cose doveva essere consapevole di allontanare Sarri, se no torniamo a quel famoso video sugli errori della dirigenza e questo diventa nuovamente un grandissimo errore. Quindi da un momento all'altro ogni momento può essere buono per capire Pirlo, se rimarrà oppure no, ed eventualmente chi sarà il nuovo nome. Io vi do un po' di date. 17 maggio 2019, dato che oggi è il 4 maggio del 2021, quasi 2 anni fa, la Juventus annunciava che Allegri non sarebbe stato ufficialmente l'allenatore seguente. Ancora una volta, guardate caso, sul finale di stagione, ancora una volta, quando bene o male si era incastrato tutto, Juventus già campione d'Italia, fuori dalla Champions League, non c'era più niente da giocarsi perché quell'anno lì usciamo dalla Coppa Italia con l'Atalanta. Quindi non c'erano più stimoli, non c'erano più obiettivi, tutto era arrivato alla conclusione. Come con Allegri, come con Sarri, non come con Pirlo, perché in questo momento bene o male ci giocheremo fino all'ultima partita, se continuerà così, il discorso inerente alla qualificazione o meno in Champions League. Quindi, perché la Juve ancora non fa chiarezza su questo punto? Per questo motivo qua. Nel momento esatto in cui ci sarà un incastro matematico tra Champions League o Europa League, la Juventus si muoverà di conseguenza, confermando Pirlo. Secondo me ci sono delle probabilità intorno al 3, 4, 5% esagerare, o allontanando Pirlo, esonerando Pirlo e iniziando a valutare un nuovo nome, ed è il complementare, quindi intorno al 95% secondo me di possibilità che questo accada. Vi ne do un'altra di data per farvi capire che secondo me si va in una e in una sola direzione. 22 marzo 2021. Me ne do un'altra, 3 aprile 2021. Cosa vi dicono queste due date?
ve la butto lì. Allegri al club e il derby di Torino che Allegri ha visto con Agnelli. Perché queste date sono importanti? Adesso cerchiamo di fare il punto focale della situazione. Secondo me, l'ufficialità di Mourinho alla Roma spinge ancora di più Allegri a Juventus. Attenzione, non tanto il fatto che sia Mourinho. Pure Sarri avrebbe spinto Allegri verso la Juventus, secondo questo ragionamento. Ma il fatto che la Roma oggi tolga un tassello estremamente importante dall'equazione, toglie una variabile, mi fa dire che Allegri alla Juve è ancora più confermato e nessuno mi toglierà dalla testa questa cosa. Al club, quindi circa una settimana prima del derby col Toro, tra l'altro quello stesso giorno la Juve perde con il Benevento, se mi ricordo bene, perché Allegri poi fa due parole proprio su quello che è accaduto in quella giornata, dicendo che gli dispiace che la Juve abbia perso. Beh, in quel momento è ancora tutto aperto. Caressa gli dice: ma guarda che secondo me tra Roma, Napoli e Juve te la giochi un po' su queste cose qua. E Allegri dice: va bene anche in Italia, non siamo obbligati all'estero, va bene anche in Italia, ma a giugno torno. Ripeto, 4 maggio 2021. A giugno torno. Una certezza. In quel momento mi viene a dire: Allegri la squadra ce l'ha già, se dice a giugno torno. Perché significa che in mano ha delle offerte concrete. Ovvio, guardando oggi come si è arrivati a Mourinho, quando fino a stamattina si dava Sarri, uno potrebbe benissimo dire: beh, insomma, magari quelli che davano la Roma come offerta concreta stanno palesemente sbagliando, stavano sbagliando. Sì, assolutamente sì. Però in Italia, bene o male, in questo momento, credo che rimanga solo la Juve, ad eccezione dell'Inter, che in quel caso libererebbe Antonio Conte. Allegri andrebbe a fare la stessa cosa che ha fatto la Juve, ma all'Inter, quindi il sostituto di Conte campione d'Italia. Ma in questo momento non ci sono elementi per andare ad avvalorare quella tesi. Non credo che Allegri possa accettare eventualmente un'offerta del Napoli, o almeno non penso che il Napoli possa andare su un profilo come quello di Allegri, ma sarei assolutamente pronto a cambiare idea, proprio come l'ho cambiata con Mourinho alla Roma, che non me l'aspettavo assolutamente, è stata una sorpresa per tutti, no? Allegri, appunto, 7 giorni prima del derby, visto insieme ad Agnelli, va al club e ti dice: io torno in panchina. È un caso che poi dopo 7 giorni il derby lo vede davvero insieme ad Agnelli? Per me no. Tra l'altro Pirlo rovina un po' tutto il piano, perché la voce ufficiale, no, quella che è stata messa in giro è: vabbè, hanno una casa praticamente di fronte a Forte dei Marmi, Agnelli e Allegri, si sono trovati lì, si sono visti la partita insieme, per caso, casualità. E allora perché Pirlo poi in conferenza stampa, su una risposta che va a dare a un giornalista, dice: guarda che io non mi sono arrabbiato, perché il presidente me l'aveva detto 1 o 2 giorni prima che avrebbe visto il derby con Allegri. Allora, si sono incontrati per caso o era pianificata e Pirlo lo sapeva e Agnelli lo sapeva e Allegri lo sapeva? Ma è stato ancora una volta utilizzato un cattivo metodo di comunicazione di fronte alla stampa, esattamente come quando Paratici dice: no vabbè, abdichiamo dallo scudetto, e Pirlo dice: no, creiamo lo scudetto. O come quando Paratici conferma Pirlo e Pirlo poi va a dire: no guarda, io ho fatto male e penso che lo sappia anche la dirigenza. Non sarebbe mica la prima volta in cui si ritrovano a dire uno una cosa e l'altro una cosa esattamente all'opposto. Questo fa capire che c'è un po' di confusione, o questo fa capire che c'è un po' di disturbo a livello di comunicazione, no? Torniamo a quella famosa tabella, ve la rimetto. Questi erano gli allenatori che avevo ipotizzato, no, per la Juventus. Sarri e Conte li mettevo impossibili, in questo momento possiamo mettere negli impossibili anche Mourinho, che avevo messo negli indifferenti perché non mi scaldava il cuore. Juric, Montella, Paolo Sosa, Garcia, Mihajlovic, Di Francesco, Pioli, Gattuso, Fonseca, Inzaghi e Ranieri non erano i nomi che mi scaldavano il cuore, così come Gasperini, Ancelotti, Mourinho, Benitez e Mancini. Tra questi ovviamente ci sono anche alcuni allenatori che stanno allenando, no, in questo momento. Nei grandi nomi avevo messo Allegri, Zidane, Guardiola, Klopp, Flick, Tuchel, Pochettino, Luis Enrique, Simeone e l'allenatore che poi è andato al Bayern Monaco. E ovviamente, ripeto, ci sono dei nomi che vanno
tolti, a priori nelle scommesse avevo messo De Zerbi, anche se De Zerbi sembra destinato all'estero, e nei probabili avevo messo Simone Inzaghi invece che Filippo, e proprio Max Allegri, perché Allegri lo metto sia nei grandi nomi che nei probabili. Inzaghi non mi scalda il cuore, probabilmente andrebbe negli indifferenti, ma nel mio io, quindi al di fuori della logica di tutti questi ragionamenti che stiamo facendo, è quello che secondo me la Juventus sta monitorando con più attenzione. Però, partendo da un presupposto, se Allegri ha davvero già una squadra in mano e quella squadra non è la Roma, e in Italia magari non è l'Inter, o è la Juventus, o è all'estero. E potrebbe benissimo essere all'estero, eh? E questo discorso potrebbe benissimo cadere da un momento all'altro. Però ancora una volta, all'estero non dico al 100%, ma anche lì i campionati sono quasi finiti, gli incastri sono già stati fatti, le squadre che cambieranno allenatore si stanno già mettendo in movimento per cambiare allenatore, bisognerà capire in Spagna magari, perché Zidane, come mi dicono spesso, potrebbe venire via da Real Madrid e magari potrebbe venire alla Juventus. Però Zidane, cosa viene a fare la Juve? Nel senso, la Juve in questo momento cos'è? Una squadra che va a puntare alla Champions? E non sappiamo nemmeno se ci qualificheremo o no. O una squadra che ha necessità di abbassare i costi, ripartire dai giovani, programmare per arrivare fra un anno, due anni, tre anni, attraverso la programmazione, la crescita, a ritornare ad essere una realtà. O una squadra che butterà nel cesso, scusate il francese, tutto il ragionamento che abbiamo fatto nell'ultimo anno, quindi investire sui giovani, ripartire, abbassare il monte ingaggi, non prendere più giocatori pronti con uno sproposito di stipendio, ma crearseli in casa, perché per forza di cose puoi cambiare la linea tecnica, la guida tecnica, quindi Pirlo, ma il progetto che è iniziato un anno fa, lo dice lo stesso Agnelli il giorno stesso dell'eliminazione con il Lione, è ora di ripartire, è ora di cambiare registro, e il Covid è un impatto incredibile. Zidane è l'allenatore che ti fa crescere i giocatori? Che si mette a disposizione di un progetto tecnico magari non vincente da subito? Nella mia testa no. Mi sembra anzi molto molto complicato. Zidane è più un allenatore che prendi perché la Juventus ha una grande disponibilità economica, una squadra già al top, lui la può gestire ed eventualmente migliorare con il mercato. Non mi sembra proprio il nostro caso. E ancora una volta torna dentro Allegri, che secondo me non è l'allenatore giusto per fare questa cosa, ma potrebbe tornare per amore, e come dicevamo l'altro giorno con Davum, l'unica spiegazione per far sì che davvero Allegri possa accettare la Juve, perché lato Allegri non avrebbe delle grosse spinte per accettare la Juve. Perché Allegri dovrebbe accettare la Juve? Potrebbe giocarsi tutto quello che ha fatto nei 5 anni precedenti, dove aveva sempre vinto lo scudetto, aveva sempre avuto una buonissima squadra anno per anno. Ha sempre avuto una buonissima squadra. Allora perché tornare magari in un momento in cui la Juve è più scarsa rispetto a quegli anni e dove il rischio di vincere lo scudetto, di non vincere lo scudetto, è molto elevato? Perché potrebbe tornare con pieni poteri, come dicevamo l'altro giorno, appunto, molto alla Ferguson. Figura che in Italia ancora non c'è, e la Juventus stessa di solito è sempre quella che si butta principalmente sulle novità. La Juventus viene da 2 anni dove prima Sarri e poi Pirlo non hanno convinto, per motivi diametralmente opposti. Sarri, grande allenatore, persona sbagliata all'interno della Juve, e lo hanno fatto capire la squadra e la dirigenza. Pirlo, allenatore ancora inesperto, ma figura che nella Juve è perfetta perché l'ha già vissuta. Diametralmente opposti. Allegri è l'usato sicuro, Allegri ha la garanzia, Allegri è la persona che si conosce, l'allenatore che si conosce. E lui, che è fermo da 2 anni, potrebbe tornare proprio lì, dove ha fatto tanto bene, per amore, e per garanzie. Il fatto che Paratici, il cui contratto scade a giugno, sia ancora lì, non si è ancora detto niente, non ha rinnovato, non ci sono comunicati ufficiali, è proprio Paratici è quello che ha litigato con Allegri. Ma guarda caso, a me il ritorno di Allegri, ragazzi, sembra tanto il segreto di Pulcinella. Quella cosa che sanno tutti, ma finché non c'è la matematica della conquista della Champions League, non si vuole rivelare. Io considero veramente tremendamente probabile il ritorno di Allegri, e mi sembra palese che ci siano tutti gli indizi per andare a fare 2 più 2, che casa mia fa 4, poi vediamo. Non lo so, e io ripeto, nella mia testa c'è il nome Simone Inzaghi, e non so nemmeno bene il perché, se vuoi essere sincero.
però io guardo tutto quello che abbiamo a disposizione, le notizie che ogni giorno entrano, vai a vedere le tempistiche, vai a ascoltare le interviste, vai a leggere i comunicati stampa. Per me è palese che sarà Allegri. Per me è palese che sarà Allegri. Poi posso sbagliarmi oppure no. E come vi ho già detto, non sono convintissimo che Allegri sia l'allenatore giusto per questo. Però io rivado ancora a leggere gli altri. Cioè, se devo scegliere tra Simone Inzaghi e Allegri, è ovvio che ti prendo l'allenatore che già mi conosce l'ambiente, già mi conosce almeno 3, 4, 5 giocatori, perché non saranno di più quelli che ha già allenato bene o male e che rimarranno nella Juve l'anno prossimo, che ha già vinto e che può capire la pressione Juventus. Inzaghi è più un ricominciare, un allenatore che ha sempre solo allenato la Lazio, dalle giovanili della prima squadra, che ha fatto sempre molto bene a Roma, ma non è la Juventus. Un anno alla Juventus, anche Pirlo probabilmente potrà dircelo, ma un anno alla Juventus è come 2 anni forse da un'altra parte. Quindi ragazzi, questo video per dirvi che Mourinho alla Roma è gran colpo, non me l'aspettavo, sono contento che sia andato lì, voglio vedere come sarà la Roma di Mourinho, e sono anche contento che non sia arrivato la Juve, per quanto l'idea potesse essere stimolante per corsi e ricorsi storici. Affrontare l'Inter di Conte con la Juve di Mourinho sarebbe stato veramente incredibile, sarebbe stato qualcosa di che neanche la PlayStation, però non era il nome che mi andava a scaldare il cuore. Secondo me in questo momento serve un misto tra un grande nome, un allenatore che conosca l'ambiente Juve e un allenatore che aspetta i giovani. E Allegri tante di queste cose ce le ha, ma secondo me Allegri è molto più simile a Zidane. Un allenatore che deve gestire, non che deve costruire. Ma sono pronto a essere smentito, perché l'importante è arrivare con la consapevolezza di dover fare un certo tipo di lavoro. Me la butto lì. Appena la Juventus conquisterà aritmeticamente il posto in Champions o in Europa League, comunicato ufficiale, grazie a Andrea Pirlo, dobbiamo cambiare perché le ambizioni sono di un altro tipo, ti auguriamo tutto il meglio per il futuro, e dopo pochissimi istanti, welcome back, Massimiliano Allegri. Questa è la scommessa che faccio insieme a voi. Voglio sapere le vostre scommesse qui sotto nei commenti. Ecco, queste 3 campane d'allarme mischiati a questo ha deciso tutto Agnelli, e quindi un po' di risentimento di Allegri, ovviamente per quella che è stata la decisione, mi fanno pensare seriamente a Maurizio Sarri. Mi fanno pensare seriamente a Maurizio Sarri. Ancora una volta ve lo torno a dire. Supposizioni, illazioni, ragionamenti, sensazioni, emozioni. Chiamatele come volete. In questo momento le tempistiche mi sembrano molto sospette, perché allontanare Sarri senza aver bene in mano, bene in mente, ben chiaro il nome dell'allenatore della Juventus sembra un errore da principianti, e Sarri stesso ce l'aveva detto, i dirigenti della Juve non sono principianti. Nella mia testa si è cementata questa idea che Agnelli avesse già parlato con Pirlo, ed è per quello che vi dico, segnatevi in rosso questo nome, mi piacerebbe.